Sì, dispiace perché avevamo fatto un buon risultato, perché vincere qua non è facile, secondo me anche la classifica della Pistoiese è un pochettino bugiarda perché sinceramente è una buona squadra. Poi siamo stati in vantaggio e su questo bisogna migliorare già la prima e la seconda volta che ci capita, quindi e là bisogna stare un pochettino più attenti. Dispiace perché i 3 punti oggi erano importanti per sempre per la rincorsa, no? Però vediamo. Ormai è andata, bisogna vedere perché stiamo facendo questi errori e cercare di migliorare. Solo questo possiamo fare. A volte non è che puoi sempre giocare alla grande, perché poi ci sono anche gli avversari, c'è un campo difficile, il campo ha detto anche bene, quindi noi pensiamo di trovare un campo ancora più pesante, invece è stato un buon campo. Purtroppo sì, erano 3 punti perché delle volte quando giochi male e vinci ancora a livello di morale ti dà ancora più forza, ti dà. Però purtroppo il calcio è anche questo, succederà anche a noi qualche volta di vincere o pareggiare qualche partita al 95esimo. No, bisogna solo, è normale che quando giochi in casa al nostro stadio è normale che c'hai un pochettino più di sicurezza, però probabilmente a Livorno non possiamo neanche parlare di personalità, perché a Livorno quando pareggi per 26 minuti, 11 contro 9, uno stadio importante, una squadra importante, significa che la personalità ce l'hai. Quindi ci sono delle caratteristiche, o ce l'hai o non ce l'hai. Forse un pochettino più d'attenzione la dobbiamo mettere. È questa che probabilmente ci manca adesso e se vogliamo fare quel saltellino bisogna stare più attenti sotto questo punto di vista. È mancata un po' di furbizia, nonostante non era stata una partita brillantissima, però non si può essere sempre superiore all'avversario, comunque c'è da dare dei meriti alla Pistoiese, eravamo in vantaggio fino all'ultimo minuto, quindi in queste situazioni secondo me manca un pizzico di furbizia, si poteva sicuramente portare a casa bottino pieno, non pareggiato, l'importante sicuramente era non perdere perché inizio partita, magari comunque un pareggio fuori casa ci poteva anche andare bene, però per come è stata la partita è un peccato sicuramente. Comunque se si vuole fare un campionato di alta classifica, non, ripeto, non si può essere sempre superiore all'avversario, bisogna essere bravi a vincere anche quando non lo si è. E ci siamo arrivati vicino questa volta, sicuramente è mancato qualcosa perché non è neanche la prima volta che ci facciamo recuperare. Cercheremo di lavorare su questo, di essere un pochino più furbi. Cercare magari in un momento di difficoltà di perdere un pochino più di tempo, perché quando siamo sotto noi gli avversari lo fanno sempre, quindi sicuramente sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. No, sto abbastanza bene, sono contento sicuramente per il gol, meno per il risultato, però io sto bene, ho avuto questo infortunio, ho avuto un problema alla caviglia che mi ha rallentato un pochino, però sto bene.